siamo molto contenti. Abbiamo cominciato, come diceva la Presidente prima, il primo aprile, che sembra quasi uno scherzo, però è una bella data, perché la nostra azienda è nata il primo aprile del 1972, quindi 52 anni fa. Speriamo che porti altrettanto bene, che tutto vada bene. Una grande scommessa, un grazie a loro, un grazie anche a CAMS che ci ha agevolato in questo percorso. L'anziano aspetta il momento del pranzo o della cena come momento clou della sua vita, spesso e volentieri non ha più la forza di fare tante altre cose, quindi quello diventa il momento di festa. E ognuno di loro ha un percorso, ha una storia, ha una provenienza, quindi cercano in quel momento anche di ritrovare tanti valori, quindi è davvero importante, è difficoltoso e allo stesso tempo estremamente stimolante. L'altra cosa è che per l'anziano, più che per tutti gli altri, il discorso dell'alimentazione diventa anche benessere fondamentale, quindi è un lavoro davvero impegnativo, di tutta la ristorazione sicuramente più impegnativo. Un'occasione così storica come un passaggio di consegna fra Camst e Felsinia nel servizio di consegna pasti domiciliari, avvenga una riflessione sul cibo, sull'alimentazione nella terza età, sapendo che il cibo in tutte le età della vita è fattore di salute, ovviamente per le proprietà nutrizionali del cibo, ma è anche fattore di benessere, perché il cibo chiama relazione, chiama socialità, chiama convivio, e quanto mai è importante includere nei percorsi anche di assistenza alle persone anziane una dimensione che va oltre, diciamo, la sola prestazione di servizi, ma che appunto contempli i bisogni, ma anche le attese, le aspettative,